Sabato mattina speciale al mercato coperto di via Montebello a Ferrara, dove oltre ai prodotti agricoli da tempo si trova anche il pesce, e il 19 giugno le vongole veraci di Goro erano protagoniste. Ma come nasce questo prodotto così prelibato? Dal momento che il seme naturale è venuto un po' a mancare negli ultimi anni, abbiamo ricominciato a produrlo in laboratorio, in schiuditoio. La parola laboratorio fa sempre un po', dà sempre quel senso di artificiale, ma in realtà mimiamo esattamente ciò che accade in natura, cioè prendiamo le vongole adulte, i riproduttori quindi vengono dalla sacca di Goro oppure dalle lagune dell'Alto Adriatico, vengono condizionate alla riproduzione, attraversano una fase larvale molto delicata in alcune vasche e cominciano la loro vita sedentaria cercando di infossarsi, già quando sono così piccole cercano di infossarsi nella sabbia. Riusciamo a produrre in un anno tra il mezzo miliardo e il miliardo di individui di vongoline e vengono seminate dai pescatori sempre della sacca di Goro, vengono seminate quando hanno una grandezza di 6 mm all'incirca e da lì cominciano la loro avventura. Dopo circa un anno e mezzo dalla semina sono pronte per essere mangiate. Settore quello dell'acquacultura, fondamentale per il territorio estense. Anche l'acquacultura ha la sua parte di importanza all'interno di questo settore che tutti i giorni vediamo appunto in questa movimentazione. L'acquacultura è diventata parte di Coldiretti perché questa azienda che oggi sta prestando a rinnovare questa giornata è Nature Delis, quei ragazzi che hanno saputo sfruttare con Oscar Green una grossa novità, quella di allevare vongole all'interno delle sacche di Goro, che puntualmente, diciamo, all'interno di questa struttura, il mercato coperto, possiamo vendere tutti i giorni, si mette in mostra per i nostri cittadini e con un giusto apprezzamento, voglio dire, per questa città che sta diventando un fiore all'occhiello con questo mercato, dove tutti i nostri agricoltori possono mettere in mostra i prodotti e i cittadini possono acquistarli con una grossa novità che appunto il pesce sta diventando anche un qualcosa all'interno di questo mercato. A livello di acquacultura Ferrara è la prima in Italia come occupazione, quindi voglio dire insomma una fetta importante anche che riguarda l'economia e l'indotto. È quinta per quanto riguarda il discorso del pescato e devo dire che insomma ci sono sicuramente zone molto vocate e che abbisognano della nostra attenzione. Tant'è vero che ci siamo mossi, il Consiglio Direttivo della Federazione ha deciso di essere assolutamente puntuale e sensibile perché i prodotti di questo territorio qui devono essere tenuti in considerazione in maniera tutta quanta uguale e esprimere tutte le potenzialità che possono esprimere. Tant'è vero che unitamente al discorso diciamo prettamente economico, poi vedremo di allestire anche proprio i servizi relativi a quello che possono essere di utilità per i nostri pescatori, da non dimenticare anche il fatto che forse come filiera rappresenta una appetibilità verso i giovani non indifferente.